Fabio Moioli, Head of Consulting and Services di Microsoft per affari italiani. A EY Manufacturing Lab si parla tra l'altro di intelligenza artificiale e in particolare di intelligenza aumentata. E qual è il ruolo dell'intelligenza aumentata nella rivoluzione digitale applicata alla manifattura? Buongiorno a tutti. Di fatto l'intelligenza artificiale è considerabile la nuova General Purpose Technology. Cosa significa General Purpose Technology? La precedente è stata l'elettricità. Quindi l'elettricità è una General Purpose Technology. Qualsiasi cosa facciamo, almeno nel modello business, utilizza l'elettricità. La stessa cosa sta accadendo e accadrà con l'intelligenza artificiale. È una General Purpose Technology, quindi sarà utilizzata in qualsiasi contesto, sicuramente anche quello manufatturiero, ma qualsiasi mondo, in realtà del mondo del business. È chiaro che essendo come l'elettricità una tecnologia abilitante, diventa poi fondamentale il modo in cui viene usata, quindi la parte più importante dell'intelligenza artificiale è l'intelligenza umana di chi la usa, quindi chi accede al cloud, in questo caso Microsoft, per fare i propri progetti di trasformazione come sta facendo CNH, come sta facendo Tenova, come stanno facendo moltissime aziende italiane già, perché questo di fatto è una grande opportunità, ci tengo a dirlo, per il mercato italiano. Perché io con il cloud posso davvero accedere alla stessa tecnologia, alla stessa intelligenza artificiale che usa la NASA, che usa la BMW, che usano le più grandi aziende al mondo, e io come italiano ci posso mettere la mia intelligenza umana, quindi il senso, il gusto del bello, il made in Italy, la creatività, l'imprenditorialità. È un'opportunità pazzesca per l'Italia, è chiaro che la devo conoscere, devo come imprenditore italiano conoscere, studiare queste tecnologie, perché veramente se non le utilizzo a un certo punto chiudo. Ma se lo utilizzo possono darmi un vantaggio e valorizzare al massimo proprio la specificità del contesto italiano.